Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi parliamo di stili intesa e in particolare quali sono i migliori da andare ad applicare ai diversi giocatori ruolo per ruolo. Prima di andare a fare questa panoramica però ci tenevo a fare una premessa, perché spesso e volentieri vedo gli stili intesa un po' demonizzati, nel senso che si vanno ad applicare e poi ci si inizia a fare mille domande, ossia ma sì, il giocatore non mi piace, se gli metto motore magari adesso andrà meglio. E spesso e volentieri si tramuta in veri e propri effetti placebo, la carta che con cacciatore non vi rendeva, secondo voi con votore va meglio. È vero che gli stili intesa hanno un'utilità, però è anche stato dimostrato, ho fatto anche un video l'anno scorso, che spesso e volentieri il boost che voi andate effettivamente a riscontrare sulla carta in game rispetto a quello che vedete magari tramite il gioco o tramite Footbin non è realmente così come appare su schermo. Tant'è vero che magari vi aspettate che un Koulibaly con ombra vada più forte di Ronaldo e questo ovviamente non accade, perché ci sono tutta una serie di fattori che incidono. Quindi impariamo a utilizzare gli stili intesa con intelligenza, senza dargli questo gran peso, perché è vero che comunque danno una mano ma non sono così importanti. Detto questo, passiamo subito ai nostri giocatori da andare ad analizzare. E partirei ovviamente dalla difesa. Difesa dove abbiamo come primo giocatore Kalidou Koulibaly, quindi come categoria di difensore centrale, visto che ovviamente in difesa abbiamo due reparti, i centrali e ovviamente i terzini. Per quanto riguarda i giocatori alla Koulibaly, ma non solo, perché in questo caso per la categoria dei difensori centrali non c'è quasi mai imbarazzo, io vado a utilizzare come stile d'intesa Ombra. Perché vado ad utilizzare Ombra? Perché Ombra ti permette di poter boostare al massimo quella che è la velocità e quella che è la difesa. Vedete che un Koulibaly statisticamente così appare una carta incredibile, addirittura 91 di velocità e praticamente stats difensive che si avvicinano tutte al 99. Ovviamente, come vi stavo dicendo, non andate a pensare che Koulibaly adesso è più veloce di Messi, è più veloce di Ronaldo, è veloce quanto quasi Mendy, perché questo ovviamente non accade, perché comunque sulla carta vanno anche a pesare tutti quelli che sono i parametri del body type, per cui parliamo di un giocatore di 1,87 m con un body type unico, che sia che è vero comunque in game è abbastanza snello per essere difensore centrale, ma comunque si fa sentire, però questo non lo trasforma in un centometrista, non lo trasforma in Usain Bolt. Quindi, vi ripeto, io sul difensore centrale, indipendentemente dal tipo di velocità che esso possa avere, a meno che non siamo a fine gioco dove partono carte che hanno magari anche già 90 per un difensore centrale, vado a utilizzare come stile d'intesa Ombra. Per quanto riguarda invece i terzini, qua già entriamo in un campo un po' più spinato, perché dobbiamo fare una distinzione tra terzini alla Hakimi e terzini alla Cancelo, per così dire, come punti di riferimento. Per quanto riguarda Hakimi, come potete vedere, è un giocatore che ha già un'estrema velocità. Avrebbe poco senso andare ad applicare uno stile d'intesa come Ombra, uno stile d'intesa anche come Ancora, visto che, insomma, portarlo a 99... non è che sentite tutta questa differenza tra il 95 e il 99 con cui dovrebbe arrivare attraverso lo stile intesa. Io dunque che cosa faccio? Per questo tipo di giocatori vado ad utilizzare Sentinella, perché Sentinella mi permette di poter dare un quid in più sia a quello che è il discorso relativo alla difesa, sia a quello che è il discorso relativo al fisico, che effettivamente può dare una grossa mano quando parliamo di un terzino, sia per quanto riguarda la fase di recupero pallone, ma anche per quanto riguarda diagonali magari che vanno a fare in automatico aiutati dalla CPU. Quindi per giocatori terzini rapidi consiglio estremamente Sentinella. Per giocatori invece alla Cancelo, quindi che sono terzini ma che hanno comunque, diciamo, una velocità non così tanto esplosiva, i consigli sono due. O gli si va ad applicare un'ombra nel caso in cui magari sono dotati già di una buona fisicità e quindi si va a boostare velocità e si va a boostare anche la difesa. Oppure si può andare tranquillamente a mettere un'ancora che va a boostare sia la velocità sia la difesa ma anche il fisico. Vedete come in questo caso Cancelo riceve anche un qualcosina in aggressività, che è un qualcosa che è importante per quanto riguarda i terzini. Così come riceverebbe anche un più un 10 di forza che gli permetterebbe di recuperare il pallone molto bene. Prima di passare ai centrocampisti però volevo parlarvi un secondo di Phil Mora.
Filmora non è altro che un programma di editing che vi permetterà di poter dare un tocco molto particolare ai vostri video. È realizzato da Wondershare ed è disponibile sia quella che è la versione gratuita, sia la versione a pagamento che vi darà la possibilità di usufruire di tutta una serie di bonus andando a sottoscrivere quelli che sono i diversi piani previsti direttamente da loro. In particolare, se andate poi ad utilizzare il codice SITOFFER, avrete anche un 10% di sconto all'acquisto. E vi dicevo, è un programma che io sto utilizzando veramente tanto ultimamente perché vi permette veramente di personalizzare tanto i vostri contenuti, a partire sia da quelle che possono essere le animazioni ma pure le transizioni. In particolare, ad esempio, io sto utilizzando tantissimo gli effetti che sono molto molto carini. Quindi ad esempio pensiamo al video quello lì dei timed, no, dove ho fatto vedere il tiro di Hakimi Verde che comunque si è insaccato nonostante la patch. Ci sono andato a inserire quello che è questo effetto dei supereroi che praticamente va ad aggiungere tutto un tocco particolare, vedete, alla clip video, che insomma gli dà tutto un altro effetto visivo. Parlavo pure anche di quelle che sono le transizioni, transizioni che sono anche queste molto pirotecniche perché abbiamo anche quelle 3D, per esempio ci sono queste qua del globo che a me piacciono parecchio, quindi guardate in quello che è ad esempio il passaggio di scena tra le due clip, che bel effetto che si viene a realizzare con questi effetti. Quindi raga, mi raccomando, se volete scaricare Filmora trovate tutti quanti i link in descrizione. Bene, dopo questo piccolo break pubblicitario ritorniamo con i nostri centrocampisti e anche qua c'è da fare una grossa distinzione tra quelli che sono i centrocampisti che è possibile utilizzare secondo me come CC o CDC in quello che è un 4-4-2 o un 4-2-3-1 e quelli che invece sono centrocampisti che si possono utilizzare anche con licenza di offendere non le vostre madri ma nel senso che possono attaccare. Quindi parliamo di giocatori che possono fare o il CC nel rombo, nel 4-3-2-1, nel 4-3-1-2 oppure possono fare anche effettivamente ruoli più avanzati come proprio il trequartista, il COC. Barella è un esempio lampante in questo caso perché può fare un po' tutto, però diciamo che si gioca prettamente come CC o CDC all'interno di un 4-4-2, di un 4-2-3-1 o anche come centrocampista perno base all'interno di un rombo. Stesso discorso si potrebbe fare, che ne so, per un Kessié, per un Sissoko, eccetera. E in questo caso la mia scelta ricade ancora una volta su Ombra, per cercare di dare una mano alla velocità del giocatore e per cercare di dare una mano anche a quelli che sono i suoi interventi, soprattutto automatici in fase di recupero del pallone, rendendolo appunto un perno di quella che è la mediana da far filtro davanti alla difesa prima di andare a selezionare i nostri giocatori arretrati. Quindi diciamo che per quelli che devono avere compiti un po' più difensivi, sempre e comunque Ombra. Per quanto riguarda invece i giocatori alla De Bruyne, ma per dire De Bruyne possiamo dire tranquillamente anche uno Zielinski, un Pogba, quindi giocatori che hanno un budget differenziato, ecco, sotto questo punto di vista io vi uso i top per parlare, ma poi il discorso può essere scalato a seconda dei casi. Qui ovviamente siamo in presenza di una mezzala pura, che quindi può tranquillamente fare anche la fase offensiva, e in questo caso io andrei a utilizzare su queste carte qua un bel cacciatore. Perché vado ad utilizzare cacciatore? Perché così come Ombra all'inverso va a fare un bel boost sia per quanto riguarda la velocità che il tiro. Nel caso di De Bruyne non ha un grossissimo senso applicare carte come magari catalizzatore che vanno ad aumentare il passaggio, ma comunque sono carte che solitamente queste io non applico mai, perché catalizzatore è vero può dare sì una mano nei passaggi, ma purtroppo su FIFA 22 il problema dei passaggi è proprio un problema meccanico, quindi è un errore di gioco che i passaggi non sono perfetti. E voi potete avere anche un giocatore con 100 di passaggio, ma se quel passaggio il gioco non ha il canale per farlo andare bene non lo risolvete. Quindi eviterei di cercare di accanirsi a modificare statistiche per le quali è inutile e andrei bene o male in maniera abbastanza standard a dare cacciatore a giocatori che vanno a fare diciamo una fase di centrocampo ma più propensa anche a quella offensiva. Passiamo adesso a quello che è il reparto offensivo, dove abbiamo da un lato gli esterni e abbiamo ovviamente le punte. Partendo dagli esterni il discorso è un po' come quello dei terzini, perché diciamo che giocatori alle insigne, ma penso anche a El Shaarawy magari, a giocatori che non sono troppo veloci, come anche banalmente un Son, lo stile intesa che io vado ad applicare anche in questo caso è cacciatore, perché aumenta la velocità e il tiro, che è qualcosa che ovviamente è all'esterno sempre. Stesso motivo per il quale non vado ad applicare magari uno stile d'intesa che va a migliorare quello che è il dribbling a una carta come Insigne, perché vedete bene che in questo caso Insigne
ha addirittura 96 di dribbling, però purtroppo FIFA 22 è un gioco che anche qui ha un problema di dribbling che è di tipo meccanico, quindi non andreste a risolvere la cosa in maniera eclatante, ma insomma andreste secondo me a sprecare l'opportunità di utilizzare un cacciatore che invece va a tappare i buchi in quelle che sono statistiche che più interessano ad un giocatore di questo tipo. Per quanto riguarda giocatori invece alla Mané, ci ricolleghiamo al discorso di Hakimi. Quindi sono giocatori che sono già estremamente veloci e in questo caso io vado ad applicare lo stile intesa cannoniere, ovvero il nostro marksman, che va a pompare il tiro e il fisico. Il dribbling sì, ma è più una cosa collaterale. Insieme a cannoniere sono solito pensare di dare ogni tanto anche predatore, che in questo caso dà tiro, passaggio e dribbling, che però per me sono più due statistiche morte su FIFA 22, il passaggio e il dribbling, rispetto al cannoniere che comunque dà anche un qualcosina in fisico che magari si sente più rispetto ai passaggi che, vi ripeto, sono rotti. Veniamo a noi, ovviamente stesso discorso vale anche per Dembélé, che è un giocatore alla Mané. Veniamo invece a quello che è il discorso delle punte. Per quanto riguarda le punte, il discorso bene o male è simile a quello degli esterni, ossia se abbiamo degli esterni delle punte rapide, io la scelta che vado a fare è quella di magari andarli a rattoppare un'altra statistica, mentre se abbiamo calciatori come Cristiano Ronaldo che non hanno bisogno di una grandissima velocità, perché? Perché voi potete andare a mettere anche cacciatore a Cristiano Ronaldo, ok? E avere l'illusione di avere un Ronaldo veloce 97. Ma il vero problema di Ronaldo in questo caso, lo vedete, è questo 74 di equilibrio e questo 86 di agilità, uniti al suo 1,87 m. Quindi che cosa vado a fare? Gli vado a mettere un bel motore, cercando di andare ad aggiustare appunto quelli che sono i suoi punti dolenti. Voi dovete sempre cercare di andare a mettere lo stile intesa che cerca di aiutare il giocatore in quel determinato ruolo a fare le cose che deve fare. Non deve diventare Speedy Gonzales Ronaldo, anche perché servirebbe a molto poco. Categoria a parte poi sono gli Harry Kane. Gli Harry Kane sono i giocatori irrecuperabili, perché un attaccante con 70 di velocità, di 1,88 m, con 70 di agilità, 70 di equilibrio e praticamente 85 di forza sono dei pezzi di tronco inutilizzabili. Se voi ci mettete cacciatore avete l'illusione di avere un Kane con 80 di velocità mezzo usabile, con 84 di velocità scatto e 10 di accelerazione, ma vi assicuro che non è così. Ste carte qua purtroppo sono veramente pessime. Stessa cosa magari gli Haaland, che sono veloci ma sono dei tronchi e sono 3-3, sono carte che hanno delle carenze strutturali che potete provare ad aiutare in tutti i modi, ma dovete solamente buttare nel club o in qualche SBC. Quindi, ragazzi miei, per questo video è tutto, fatemi sapere voi che ne pensate, se siete d'accordo con me con questa analisi e cosa ne pensate degli stili intesa. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per scaricare Filmora, sia versione a gratuito che quella a pagamento con il codice sconto SITOFFER 10%, tutti gli altri partner, un salutone al vostro Liberoschi che vi auguro una buona giornata, ciao ciao!